La notizia più significativa è che il MIBACT, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha confermato per l'Associazione Teatrale Pistoiese il ruolo di centro di produzione teatrale, attribuendo al progetto di produzione presentato il punteggio più alto per la qualità artistica in Toscana. Il programma della stagione 2018-2019 è confermato nella sua struttura classica, due sezioni in abbonamento e in altri linguaggi, con un totale di 18 spettacoli, 4 in più della scorsa stagione e 51 recite. A settembre inoltre 5 le proposte per grandi e piccoli di infanzia e città come preludio alla stagione. Da segnalare in cartellone ben 4 prime nazionali, una prima regionale e un'esclusiva per la Toscana. Presenti anche 2 teatri nazionali, Genova e Torino, e 2 di rilevante interesse culturale, Napoli e Prato. A riassumere la prossima stagione teatrale il direttore artistico dell'ATP Saverio Barsanti. Dunque è una stagione che si sviluppa da settembre addirittura fino a marzo. Il primo dato che balza agli occhi sono 3 spettacoli in cui la musica è in primo piano. Avremo il ritorno dopo tantissimi anni di assenza del musical. E a dicembre, dal 7 al 9 dicembre, avremo Mamma Mia il musical, lo spettacolo che attualmente sta sbancando tutti i record del genere del musical in Italia. Altro appuntamento musicale a gennaio, subito dopo le feste, Victor Vittoria con Veronica Pivetti, regia Emanuele Gamba, commedia con musiche. Ultimo appuntamento con la musica in primo piano e a fine febbraio, Don Giovanni di Mozart, ma non l'opera lirica di Mozart, così, l'opera lirica di Mozart riletta dall'orchestra di Piazza Vittorio. Poi tanti classici, avremo un tartufo di Molière che produciamo noi, che debutterà l'8 marzo, avremo un Chekhov a gennaio, 2 Pirandelli, i primi di febbraio dall'1 al 3, così a se vi pare, e a marzo avremo una produzione del Metastasio, Il piacere dell'onestà. All'apertura a novembre sarà con Giovanna d'Arco, scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore. Subito a seguire una novità assoluta che debutterà a ottobre, che è un testo di Yasmina Reza, si chiama Bella figura. Subito dopo, prima di Mamma Mia, Alessandro Haber e il padre, in scena con Alessandro Haber e Lucrezia Lanti della Rovere. Quest'anno su che cosa punta questa prossima stagione, su che cosa punta maggiormente l'associazione teatrale? Punta prima di tutto sul recupero di un rapporto importantissimo che è quello con il pubblico della città e della provincia di Pistoia. Parlo di recupero perché alcuni dati degli ultimi anni non sono stati brillantissimi in termini di abbonamenti e di sbigliettamento serale. L'obiettivo che abbiamo è quello di saggiare la risposta del pubblico, a cui teniamo moltissimo, per verificare se le scelte che abbiamo compiuto per il 2018-2019 sono scelte corrispondenti alle esigenze del pubblico, che sarà in grado di apprezzare sicuramente lo sforzo che abbiamo fatto. L'Associazione Teatrale Pistoiese nasce su iniziativa del Comune e della Provincia di Pistoia. Oltre al Comune di Pistoia, socio fondatore dell'ATP, aderiscono all'associazione altri 10 comuni e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.